Magari non è molto Van Helsing quello che ci piace vedere di Yu-Gi-Oh! Cioè l'effetto che abbiamo non è quello che abbiamo quando vediamo degli horror. Bensì, abbiamo un effetto aureo, bisogna dire, quasi da sarcofago. Stai per tutti, io sono Antoshow e in questo video andiamo semplicemente a sfogliare un po' di carte di Yu-Gi-Oh! Ma così, proprio perché, lo sapete, a me piace molte volte ripetere quell'emozione che avevamo quando eravamo piccoli, quando semplicemente andavamo a casa dei nostri amici e rispilavamo le carte di Yu-Gi-Oh! Che lui aveva. Queste sono delle belle comunazze, ma quelle proprio belle che risentono dell'onda del tempo, che sono lì e fanno parte di epoche anche passate. Cioè, Medaglia dell'Eroe, per esempio, ma che vuoi dirgli? Che vuoi dirgli? Anche tantissime carte, come vedete, per il sincro, tante carte che fanno rivoluzione di magia. Questa è molto bella come carta, una carta che oltre ad avere un bel effetto, anche un bellissimo. A me piacciono molto i disegni, ragazzi, eh. Andiamo avanti, ma già queste sono tutte unità respingi. Quella per i Cyber Drago, ho visto cambio di DNA, una grande carta. Se non sbaglio, è anche limitata. Insomma, c'è anche qualcosa. Se non sbaglio, eh. Controllo della nebbia, una carta molto, molto bella. Se non sbaglio, lì c'è anche la trappolina arrivo. No, istinto di sopravvivenza, anche quella è molto bella. Attivazione, modalità assalto. Insomma, come vedete, qui si piace molto, molto il sincro. Il dragasalto controlla mente, ragazzi. Questa è stata una super grandissima, bellissima carta che ha fatto tanta storia. Che addirittura in Giappone è appena tornata sbandita. Tanta roba. Addirittura carte per gli alieni, signori. Deflagrazione, cellula. Questa ve la ricordo. Sui banchi di scuola nel lontano 2006. Insomma, Mosè Reborn falsissimo. Ma diciamocelo, il bello è anche andare a vedere qualche carta. Così, qualche carta un po' ruminata e dalle nostre mani e soprattutto dalle nostre tante, tante, tante battaglie. Come vedete, noi abbiamo qui tantissimi mazzi, tantissimi deck che noi abbiamo preso, anche come velo dell'arcobaleno, per esempio. Guarda che bella roba. Addirittura compriamo tantissime carte, potremmo dire ormai al giorno. E se volete, noi abbiamo anche il nostro servizio a cui possiamo rifornirvi dei nostri mazzi, i nostri mazzi che noi abbiamo e che diamo via apposta per i nostri over. Veramente tanta roba, cari signori. Noi sì, siamo un po' malati di carte, lo ammetto, signori. È questa la cosa. Ma hey, in questo modo possiamo anche darvi un bellissimo servizio in modo da supportare il canale, rientrare nelle spese che comunque ci sono e soprattutto fornirvi di super mazzi. Queste sono altre carte, corsa avventata veramente molto. Però molte carte del passato, ragazzi. Beh, a me piace tantissimo quando andiamo a vedere le cose. Ecco, per esempio, dai. Anche nel presente è uscito tanto, signori. Cioè, Yu-Gi-Oh! È bello al giorno d'oggi perché, ecco, guardate per esempio che supporti bellissimi per tanti mazzi. Yu-Gi-Oh! Oggi, lo dico sempre, signori, è proprio uno stile di vita, potremmo dire. È un vero e proprio modo di intendere e vedere la vita in generale. Perché? Perché si è tutto aggiornato. Il gioco adesso è. Abbiamo tantissimi mazzi, tantissimi deck, tra cui quelli proprio del passato, che oggi fanno tanta roba. Per esempio questo, un supporto per gli eroi elementali, tu l'avresti mai detto, anche questo è un eroe caos che va sempre in sinergia con i nostri Elemental Heroes. Parliamo di cose tangibili, ragazzi, qui abbiamo un Blade Knight assolutamente succulento, Secret, non mi interessa se è in versione Blade, però veramente, mamma mia, tanta roba, veramente molta roba. Questa era una bellissima carta utilizzata nel True Draco, quale purtroppo non è ancora, non è più super giocabilissimo. Il crogiato di Endymion invece si può inserire molto bene nel mitico Endymion, e poi c'è il cilindro magico che chiaramente è buono sempre. Tanta roba, signori, stiamo cominciando ad arrivare anche con le carte belle foil, le carte quelle sbrilluccicose che ci piacciono tanto. L'altra bellissima città di Endymion, calore, eroe elementale, ho visto anche Bubbleman lì in mezzo, guardate che bellezza. Blast, un altro Blast, il Bubbleman, tutti gli eroi elementali. Sì, qua si piace anche tanto, si cerca molto molto l'Elemental Hero. Blocco, attenzione anche per il pelliccia spavento, soprattutto abbiamo, ecco, questa è una reminiscenza per tanti di noi, molti stanno facendo un sorrisetto, lo so, puoi farlo, eccolo qui, Blaster dei signori Dragon Ruler, delle carte, ecco, il Dad che faceva veramente un macello quando era prima, infatti hanno dovuto bannare qualcosa. Guardate che bella questa carta è bellissima, Arcidemone Pala Labirinto. Certe carte, signori, niente, ragazzi, proprio danno un'essenza mistica, misticheggiante, incredibile. Acid, eroe mascherato, ancora guardate il comparto per gli eroi elementali, veramente quanta roba, signori. Arcigenere Mechupacciato, bella armatura Sakuretsu, signori. Ok, dopo c'è anche un super Altergeist, ma davvero tanta gloria per l'armatura Sakuretsu. Chi di noi non l'ha mai giocata, chi di noi non se l'è mai trovata addosso, sempre nei banchi di scuola. Ora io
Yu-Gi-Oh! Queste carte, queste Questa era scene le ho nostra vissute fortuna. soprattutto a scuola, all'elementare, in terzo, quarto, quinto. Insomma, erano quelli gli anni anche del boom in Italia di questo gioco. Ma fatevi dire quanto, anche passando gli anni, le emozioni siano sempre le stesse. Abbiamo visto Cavaliere del Jack, per il quale è uscito un superbo mazzo, ragazzi. Non, assolutamente non vi strattate tutte le carte che state vedendo, anche se vi sembrano carte che sono un po' così, come per Certo, esempio, certo. ecco, la piccola streghetta. C'è tanta roba, ragazzi. È il Cyber Dragon Nova che può. Ho visto anche un controllo della mente lì, messo un po' a buffo, messo un po' nascosto. Tanta roba, ragazzi. È veramente moltissima roba. A me, ragazzi, piace moltissimo ricordare quanto Yu-Gi-Oh! Oggi sia aumentato. Quanto ci dia tantissima roba e quante carte, anche quanti miglioramenti nella brillantezza delle carte, ecco, diciamocelo ci siano, guardate che bello. Ma me e l'Avatar Crystal, queste sono tutte carte da MVP 1 di Apocalisse del Vero Drago, ragazzi. L'Alleanza dei Duellanti per il Pendulum. Tanta roba, tantissime carte e Ma sì, molto certo. per tutti i mazzi. Cioè, è quasi strano dirlo, signori, però sì, qualsiasi mazzo, anche quelli che noi, che tu potevi ritenere un po' così. Per esempio, Zexal Utopico è utilizzabile. Uria, i mitici signori, eccoli. Le bestie sacre sono utilizzabili. C'è il loro mazzo. Obelisk, il tormentatore, anche. Stessissima cosa. Dragalato di Rag, che qui vediamo in versione. Ecco, per l'appunto, è così forte che non riusciamo a. La sua essenza scivola dalle nostre mani. Addirittura in versione Gold Secret. Signori, sono fatti questi. Tutta roba tangibile. Con cui andiamo a toccare con mano veramente l'essenza di. Tantissimi, tantissimi bellissimi mostri che vanno a rimpinguare le fila delle loro deck archetipiche. Mamma mia, ragazzi, questa ragazzi non posso neanche vederla. Cioè, va bene che è in tedesco, però, signori, veramente, guardate qua il falco satellite cannone. Anche le Raptor si sono veramente. E se questo è uno dei nuovi supporti per Neos, signori, perché sì, vedete già quanti mazzi ancora sto dicendo. Tanta roba, ragazzi, cioè Neos, roba. Sì, Anche addirittura sì. piccoli supporti che prima non pensavamo nemmeno tutte le carte di Yu-Gi-Oh! Possono avere i loro supporti. Ordine di attacco finale, molto molto forte, utilizzato per l'Exodia, molto bello. Tanti mazzi, tanta roba, come vedete qui siamo veramente signori, siamo molto molto addicted al gioco, vi assicuro, addirittura dobbiamo catalogarle perché vi giuro ci sono delle stanze piene di carte, quindi veramente. Voi potete avere qualsiasi cosa, signori. Grande Chiaramente, Ninghirsu. ecco, cioè, pezzi come Ninghirsu, il guerriero calice del mondo, che appartiene a dei nuovi supporti per dei nuovi archetipi. Signori, tanta roba, così come eccolo. L'avete Recicada, mamma mia, questa è Recicata una grande incredibile. carta, il numero 3, signori. E poi ci sono i numeri, chiaramente, che molte persone stanno ancora collezionando, molti ci sono riusciti. Io veramente, Tutti signori, oppure. ecco. Non posso che inchinarmi, soprattutto davanti a carte come Rongo Minion, una delle carte più forti del gioco, che nel Vero. 2018 creò non pochi problemi, anche perché ci avevano Problemi trovato fan l'FTK qua dedicato, il fantastici. Nuzlocke malevolo, quante volte l'abbiamo equipaggiato ad un nostro mostro piuttosto che a qualcuno No, veramente dell'avversario. Andiamo a vedere fantastici. qualche altro mazzetto, signori. Non voglio Fantastici. ammorbarvi troppo, però so che veramente questi sono video che piacciono, e anche per farvi vedere. La, diciamo, la differenziazione di carte che abbiamo, veramente c'è molta molta Capito come roba. Noi dici chiaramente questa siamo un team, quindi prendiamo molte Rondo carte Mondo per Rondo giocarci, Genio. tutte queste carte sono state prese per noi, per giocarci. E Sì. visto che abbiamo una grandissima community come quella degli over, molte volte le mettiamo a disposizione per chi vuole rifornirsi e rifornire il suo mazzo. Questo Pil del Razzo è molto molto bello, in una versione tra l'altro mosaic. Molti le disprezzano le mosaiche, però per me sono veramente tanto tanto forti. Il piumizzatore, queste sono carte anche un po' antiche, ragazzi. Mi è sembrato di vedere anche un dente di leone lì in mezzo. Queste sono sicuramente delle Sicuramente MVP magari 1. Abbiamo dei parlerò di Predablant, queste molta cose. roba. Addirittura, ma che bello! Il Se prestito stessi in fortunato con le Pokémon. streghette, quelle che ti fanno pescare, tanta roba. Prigione della torre dell'orologio. Carte per il Six Samurai, prigione dimensionale, grandissima carta su due Lynx. Fa ancora letteralmente il panico, il proto Cyber Dragon, la provvidenza finale, la punizione divina. Questa è una carta che nel Bella Counter carta di Fairy counter. è ancora utilizzata ed è veramente super, Bellissima, super, vari super, superba. mazzi. Allora, Che andiamo burn. a vedere qualche altro mazzo, ragazzi. Quale vediamo? Quello con retta giustizia. Sì. Vediamo un po' quello che andiamo a scorgere anche qui. Chiaramente tante carte per l'eroe elementale. Bellissima la ragazza Magabaka. Questi erano i nuovi supporti. Addirittura, vedete, per Mezzo il Rafiki. mazzo Mago Nero.
cioè, signori, tanta roba. Addirittura la ragazza Magadera direttamente dal movie pack. Signori, questa è una delle arti che più preferisco, di gran lunga migliore di quella, diciamo, classica. Abbiamo anche Ride Raptor, Forza Strix. Quanto è forte questa carta, ragazzi. Per i Ride Raptor, veramente un supporto da tenere in considerazione alla grande. Un Clouder, sì, molte carte, insomma, tema informativo, questo è molto forte. Re degli Impi Selvaggi, ed è utilizzato al giorno d'oggi con l'unico FTK possibile di Exodia. C'è anche caduto una carta, richiamo del posseduto, ragazzi. Quante volte l'abbiamo utilizzato, quante volte l'abbiamo sbattuto addosso alla salvezza. Guardate che bello riposo del Malocchio, questo è per un bellissimo archetipo di nome Occhio Malvagio. Tanta roba, veramente molta roba. Come vedi, c'è tutto un mondo da riscoprire in Yu-Gi-Oh! Tantissime carte di ieri, tantissime carte di oggi, ma soprattutto tante possibilità di divertirsi. Questi sono i signori del tuono, signori. Scusate, i signori del tempo. Dei supporti veramente incredibili, dei mostri che entrano sul terreno tranquillamente, hanno molti poteri, non possono essere bersagliati o distrutti ed effetti di carta. Abbiamo visto anche gli infini cingoli. Questo, signori, l'Abyss Actor invece. Abyss Actor che rimane un super cavolo di mazzo, signori. Anche se appartiene a quella tipologia, secondo me, di mazzi un po' bistrattati nel passato. Questo ci dispiace perché, ecco, come si vede, sono carte anche a livello estetico molto devastanti, dobbiamo dire, a livello ovviamente positivo. Sconfitta del Malocchio, sempre, vedete, anche i nuovi supporti hanno tanta numerazione. Guardate che bello questo, signori, questa è una carta per il 6 samurai. Le arti segrete dei 6 samurai. 6 samurai, veramente un plauso, signori, perché è uno di quei mazzi ormai quasi leggendario, potremmo dire, che anche, guardate che bella, la nuova sepoltura, la sepoltura esagerata, che presenta tra l'altro lo stesso protagonista della sepoltura prematura, un altro 6 samurai, addirittura i Karakuri, ragazzi. Vedete, veramente non si finisce mai. Noi ora vi stiamo facendo vedere solo un portrait, ragazzi. Guardate che bello il signore del rosso, un mostro rituale con cui possiamo utilizzare il drago nero occhi rossi, signore di Dio, classicissimo simbolo dell'amicizia, una delle carte più storiche anche soprattutto a livello di anime. Cioè, tanta roba, veramente molta molta roba. Il socio fotonico di distruttore, anche per il mazzo fotonico soldato di riserva, una carta molto forte per l'Exodia. Le sorelle arpie, la sorella Gagaga per il mazzo Gagaga. Guardate le foilature, anche come sono molto più belle al giorno d'oggi, le brillantezze, il modo in cui i mazzi veramente risaltano ai nostri occhi. La spaccatura, le spade brucianti, poche volte le avevo viste, più le spade mistificatrici, ovviamente le spade rivelatrici. Ho visto uno Sparkman lì in mezzo, anche addirittura un altro ancora. La Spettra Terra Maledetta, una delle carte più costose ancora al giorno d'oggi di Yu-Gi-Oh! Perché facente parte di uno dei mazzi più forti del 2020 sicuro, del giorno d'oggi non so, però, signori, questa carta ha fatto veramente, ha dato noia a moltissimi giocatori, lo so benissimo. Tenerla in mano è finalmente, insomma, un piccolo sassolino dalle scarpe che possiamo toglierci, soprattutto in relazione al passato. E poi lo Spazzaterra Infini 5, guardate quanto è bella anche questa carta, veramente una macchina che trapassa il nostro cervello e ci dà davvero il pegno di quanto le carte di Yu-Gi-Oh! Siano veramente molto belle. Stratos, eroe elementale, questa è una carta che al giorno d'oggi per l'eroe elementale è perfetta. La strega della foresta nera, lo stregone eradicatore oscuro, madonna, ragazzi, a detta di molti uno dei mostri più inutili del mago nero. L'Elemental Hero Sunrise, un nuovo supporto che spacca addirittura mentre sta attaccando, si hai capito bene, può spaccare due volte. I kaiju ovviamente li conoscono tutti. Una delle carte bandite, se non sbaglio, ragazzi, è il signore Drago Veleno. Abbiamo, eccolo qua, il terrore decimatore. Una delle nuovissime newcomer per gli eroi elementali, tantissime della forma. Teschio Evocato, la terra dei sogni, una delle carte che artisticamente a me sono sempre piaciute, signori. Tanta, tanta roba. Poi abbiamo il test apparecchio, questo è per il nuovo mazzo Appliance, è uscito. Guardate che bella questa carta, ovviamente non potevano che essere loro, i Dragon Ruler, che qui vediamo sotto forma di Tidal. Bellissimo anche la carta dietro, insomma, che era la fonte della distruzione. Guardate che bello, ragazzi, guardate come la fantasia non sia mai mancata alla Konami. Insomma, ragazzi, tanta tanta roba, io ormai, cioè, evito anche di farvi vedere nuove carte più, altrimenti facciamo mattina. Queste sono tutte le carte che abbiamo, perché, insomma, fanno parte ovviamente di tutte le carte che abbiamo. Perché noi chiaramente, ecco, ragazzi, voi lo sapete, siamo giocatori come voi e
A noi non fa che piacere potervi presentare dei contenuti esaustivi grazie alla nostra grande passione per il gioco, grazie soprattutto al gioco. Ma quel che più ci fa piacere è, guardate, un eroe sopravvive, ragazzi, appena sbannata, con una brillantezza, insomma, alternativa. Uomo alato della fiamma, eroe elementale, ormai è introvabile questa carta. Vedete, parliamo di veramente un campionario molto molto vasto. Per questo motivo che ci fa sempre molto piacere potervi rifornire, se volete, qualche mazzo, qualche carta che noi non utilizziamo più. Ovviamente lo sapete, per contattarci dovete semplicemente guardare sotto in descrizione, contattarci a tutti i link che volete, trovate tutte le piattaforme sotto in descrizione. Questa non l'avevo mai vista, ragazzi, il nido delle Vespa Battaglie. Sono appena uscito, tra l'altro, delle nuove carte per le Vespa Battaglie, tanta roba. Insomma, ragazzi, noi siamo sul pezzo, e finché rimarremo qui su YouTube a parlare di Yu-Gi-Oh! E a dialogare con voi di questo bellissimo gioco, insomma, continueremo a fare così, ma soprattutto continueremo a fare, ecco ragazzi, Vision Eroi. Mamma mia che bello, ragazzi, ma... questi sono tutti i supporti per gli eroi elementali. Che bella roba, ragazzi. Come vedete, insomma, siamo molto forniti, anche se volete il mazzo eroe elementale. Insomma, se ne abbiamo uno che ci avanza, insomma, ve lo diamo molto molto volentieri. Però, signori, ecco, questi siamo noi. Questi sono gli over, ma soprattutto questi sono i video che più ci piacciono. I video in cui possiamo veramente tornare bambini e toccare con mano le carte che hanno fatto la nostra storia e che stanno facendo anche la storia di oggi. Zodiac Trident, una delle carte più, insomma, storiche, così come sono storiche tutte le carte che abbiamo. Lo saremo anche noi, ragazzi, ve lo prometto. Stay over, stay over, stay over.